Manca ancora la conferma ufficiale, eppure sembrano esserci pochi dubbi. Nella puntata di domani sera all'Isola dei Famosi 2017 potremo davvero vedere Paola Barale, chiamata a trascorrere un periodo a Caios Kokinos come Ilma e Battaglia Rocco Siffredi. L'appello lanciato da Alessia Marcuzzi alla ex compagna di Raz Degan sembra aver colpito nel segno, a quanto lasciano trasparire gli indizi lanciati dalla stessa Paola con grande astuzia sulla sua pagina Instagram. Prima l'annuncio di un viaggio con tanto di foto dall'aereo, condivisa dal sito dell'isola. Che stia avvenendo qui? Poi, ecco piovere sul profilo foto e video di spiagge tropicali e tramonti in riva al mare, con commenti criptici. È proprio vero, ci sono isole e isole. I fan non hanno dubbi. La Barale si trova in Honduras, pronta a partecipare per una settimana reality e, ovviamente, ritrovare Degan, che lei stessa aveva definito il grande amore della sua vita. Peraltro, la sua venuta potrebbe scuotere un po' gli equilibri dello show, che nelle ultime settimane ha visto Raz isolato dal resto del gruppo. Tra gli indizi seminati da Paola, uno in particolare sembra confermare la teoria della sua presenza all'isola. Basta fare un confronto tra la spiaggia su cui la Barale riposa comodamente su un'amaca e un'analoga foto dell'inviato all'isola Stefano Bettarini per notare come la location sembri effettivamente la stessa. Per sapere la verità non resta che attendere la puntata serale di martedì 14 marzo. Anche se non va dimenticato un particolare. Raz è tra i nominati della settimana. Se dovesse uscire, che senso avrebbe la presenza di Paola? Possibile che la produzione dia già per scontato che l'eliminato sarà Moreno o Simone Susi? Il pubblico non ha dubbi. Degan, il più amato dell'edizione 2017, resterà. E chissà che tra lui e la Barale non riesploda l'amore, complici romantici tramonti di Caios Kokinos. Chi se ne frega.